Erano due, spiantati e artisti, in aperta ricerca di un futuro non prestabilito. Erano legati da un filo di fraternità. Decisero di partire insieme. Beveria vino del Sicilia incantata, dell'isola incatenata. Ma su quella linea di confine un po' incerta tra viaggiatore e turista nasce e muore e rinasce e muore e rinasce e muore chissà quello che noi abbiamo chiamato il mondo fratello. Avranno con sé gli strumenti musicali e un registratore. Vogliono catturare la musica. Se non avessi dopo e compagni locali, o io fossi tu morto per vero ogni tanto. Se non avessi dopo locali, in via di spero, vorrei essere tu santo. Mentre comprendeva che eravamo di una specie vagabonda anche noi, avviammo il registratore e cominciò la musica. Artisti, contadini, intercessori, guaritori del giorno seguente. Un registratore sistemato su un tavolo malfermo, il dito preme il tasto play e una sorpresa monta come un'onda. Se lo portare un giorno ferro e catene, se lo portare un giorno contenti spero. La paura va portata con sé e dimenticata, come una ruota di scorta. E impazzirci dentro una stanza mobiliata con mano con sé, cristallo rotti a fè, senza rimedi, senza E non è certo la nostra destinazione che invidiano, no. È il viaggio che li fa sognare a quel modo. Per un nodo alla vita che spinge più in là, un nodo alla vita che stringe, che toglie il sole, ci scioglie, la pioggia ci lava via ogni ora. Il capitano della polizia di Mahabad entrava nella stanza della locanda Gilan senza aspettare risposta. Poggiava sul tavolo il revolver, il berretto gocciolante, salutava la compagnia e si informava dei nostri spostamenti e occupazioni qui, nel Kurdistan. Ma il capitano insisté per offrirci ospitalità nella prigione. Una proposta affabile ma perentoria. In prigione, con il vostro permesso.